Te, bentornato su Persona 5 Royale. Siamo dentro il palazzo di Okumura. Dobbiamo rubare il tesoro. Ma prima, consulta. Well. Cosa vuoi fare, Joker? Allora, usiamo gli oggetti per le cure. Perché ho bisogno di qualche SP. Perfetto. What are your thoughts? Parliamo con i compagni e vediamo dove siamo arrivati. Come stiamo andando? Questo scenario estremo fa capire quanto sia deviato il signore del palazzo. Adesso siamo a circa metà strada, vero? Dobbiamo sbrigarci a risvegliare il cuore di mio padre. Non è il momento di essere precipitosi, procediamo un passo alla volta. No, continuiamo ad esplorare. Siamo a metà strada. Orben dunque. Ci sta. Un momento. Percepisco un seme della bramosia. Tenete gli occhi aperti. Sì. Il seme della bramosia. Tanto faccio una cassa. Una replica d'arma. Il seme della bramosia è qua dentro. Sto per farvelo vedere. È qua dentro, ma ci stanno il laser di sicurezza, chissà se è possibile disattivarlo da qualche parte. Non credo, non qui intorno almeno. Esploriamo un altro po'. Quindi non posso prendere il seme della bramosia perché c'è questa trappola che mi impedisce di farlo. A questo punto devo soltanto andare avanti. Ed eccomi qua. Dove sei tu? Show me your true imboscata. Bau. Portatrice di rovina. Sembri molto demonesca come tizia, quindi ecco quel sacro. Proviamo a prenderla. Puoi parlare col cavolo, non cederò il mio potere a uno sfigato come te. Sembra depressa, perché te ne vai in giro con una cosa del genere? È cupa. Esatto. No. Quelle idole umane fanno le provine intermedie, però dai, onestamente non trovo che io sia molto meglio di loro? A chi importa delle idol? Meno male. Chi sei tu? Io sono Lilim. Ed ecco qua un diavolo che prenderà il posto di Andras finalmente. Andras non ha levato delle palpebre. All right. 1, 2, 3. I have something. Posso andare di qua? Show me your true form. Oh cavolo, ma Yusuf sta morendo. Boom. Non è ancora morto. Staffetta con Haru. Wow. Con un'accia. Ann. Dopo tutto lo picchialo male. Madonna. Yep. Noi siamo grandi, Ann. Ok. Esatto, perché qui devo curare Yosuke, che mi ero completamente dimenticato fosse un HP. Dunque, prendiamo questa spada torcia, questo ruota contorta, questo nulla. Di qua non si può andare, ma ci andremo. Che sei tu? Attendere prego.
Questo profumo, il tesoro deve essere oltre quella porta. Non resta da fare altro che varcarla. Sarà un'altra di quelle porte con utenti qualcosa? No, non ci sono autenticazioni, che delusione. Sure, no? Beh, più facile è, meglio è, no? Andiamo. Ok. E questo è morto. Boom! Ci ha quasi schiacciati. Quel pezzo di ferraia si è rotto troppo facilmente. A questo punto è inutile lamentarsi, visto dobbiamo trovare un'altra soluzione. Hai ragione, cerchiamo qualcosa che possa aiutarci a superare questo tratto. Pensate che questi fragili braccia possano tornarci utili in qualche modo? Sì. Sì che ci torneranno utili. Oh sì. Wow! Ma che è uscito qualcosa? È il pannello di controllo del braccio meccanico. Possiamo usarlo per impostare la velocità su per 3, per 5, per 10 per rispetto al normale. Scommetto che bloccandolo a lungo su 10 per si romperà. La tipica velocità del braccio. Facciamola a 10 per. Ed ecco qua. E boom! Si rompe. È un passaggio. A quanto pare si rompe. Si è distrutto all'istante. Ok, era 10 volte la velocità normale, ma era fragile. È la prova di quanto vengono sfruttate queste macchine. Qualsiasi aumento dei carichi di lavoro avrebbe portato al collasso. Aspetta, non potremmo camminare sul braccio danneggiato? Problema a controllare, Joker. E infatti, sì, possiamo camminare sul braccio danneggiato. E picchiare questo. Boom! Boom! E ora c'è da capire come questo sia debole. Boom, bloccato il fuoco. Maledition. E due tormenti, tutte e due? No, tutte e due, manco. Ok. No, blu, ghiaccio? Magari sì. Tecnico! Ok, caro mio spirito divoravita, unisciti alla mia causa, facilissimo. Sono Kumbahanda. Kumbahanda? Ed ecco a voi un... diavolo? A un eremita. Quanti cavolo di eremita sto trovando? Ciao Arahabaki, benvenuto Kumbahanda. Ok. Ok. Questo l'ho detto io, ok? A questo punto... qua c'è una specie di console. Ed ecco disattivati i laser della... come cavolo ti chiami? Del seme della follia. Prendiamo questa scorciatoia. E andiamo direttamente dal seme. Che ora sei mio. E infatti non ci sono più laser. Seme avarizia verde. Grazie per gli SP. È il nostro secondo seme, stiamo andando alla grande. Già, Haru. È un peccato che siamo sul palazzo di tuo padre, altrimenti avrei potuto dire un paio di cose sulla sua merdaggine. Ops, l'ho detto. Ok, a questo punto devo soltanto rifare la strada velocissimamente e andare dalla parte opposta. Ed ecco qua. C'è qualcuno? There's a shadow. I'll reveal your true form. Imboscatina. Oddio, ti picchia.
Boom. Ok, a che sei, Deadpool, tu? Alla Psycho. Mazzio! Picchiamoli tutti! E care cosa! Tu cava! Due punti esperienza. Esperienza che alla fine tornano molto utili. Fa un drone UFO. Forse non si può. Ma questi non si possono rompere. Show me your true form. Show me your true form. Ma per favore, vado. Per favore, levati di torno. Cavolo, Futaba, abbiamo capito che ti stai divertendo in tutto questo. Ok, 300.000. 300 yen, non 300.000. Ho dimenticato un metallo raro. Oh mio Dio. Guardate, ora siamo più vicini. Sì, dopo una bella deviazione. Posso semplicemente utilizzare questo braccio, quel braccio lì davanti. Che diventerà una passerella. Qui aumentiamo il braccio anche qui. E c'è il forziere lì davanti che mi piace tantissimo. Ma non posso arrivarci a meno che non faccia il percorso inverso. Sì, lo so, è una bellissima ed entusiasmante rottura di palpebre, ma dobbiamo farlo per diventare più forti. Spero che ci sia qualcosa di importante qua. Show me your true form. Sento che ho fatto una deviazione, sto pure affrontando dei boss. Persona. Un mazzo generale, ciao. Come manca? 320 mancati. Victory. Anche questa è fatta. Speriamo che qui ci sia davvero qualcosa di importante. Grimaldello, bellissimo. Yosuke, per favore. Asha Big Bang. E proviamola. Spegnerò ancora di più. Che sei in realtà? Copia che sembra venire dallo spazio. Rispetto al 159, sì, molto ma molto utile. Ok, dopo aver preso il potenziamento per Aru, andiamo avanti. Ritorniamo sulla strada. Dove sei? Dove sei? I can feel it. E andiamo di qua. Oh, man. Oh, ce n'è ancora, questa fabbrica è enorme. Cosa producono in questa fabbrica? A quanto pare qualcosa che non ho letto. Show me your true form. C'è questo.
Tra l'altro io mi ricordo di te. Sei uno dei boss del primo palazzo di Kamoshida. Ah, è debole al fuoco, è vero. Un palindromo di turpitudine. Ok. Vieni da papà. Sembra molto timido il tizio nel gesso. Non ti farò soffrire. Grazie. Alla fine che diavolo stai cercando di dirmi? Perché combattiamo? Ok, va bene così, timido? Timidone? Ho preso un demone successo. È incredibile sta cosa. Ho preso una torre però, torre che mi serve per fare cosa? Ah no, qua. Per mietitore cremi, sì, no, mai al mondo. A questo punto buttiamo via no. Chi devo buttare via? Buttiamo via la luna. Ma sì, tanto. Se ne frega di Mishima. 0 punti esperienza, okay. 95 gold. Buonissimo. Ok. Sembra che resti una sola porta. Dovremmo andare da quella parte. Ho capito questo, eh. Possiamo raggiungerla solo attraversando quella pressa idraulica. Anche se riusciamo a raggiungere quella pressa, ci sono sempre quei dannati laser di mezzo. Dobbiamo sistemare quelli prima di pensare alla pressa. Probabilmente sarà una bella seccatura, ma temo sia la nostra unica possibilità. Dobbiamo spegnere quei laser infrarossi e disattivare la pressa idraulica. Proviamo a cercare i comandi. Ok, i comandi sembrano essere qua. Ma prima suppongo sia meglio liberare il basso. Ok. De Carabia, anche De Carabia stesso è salito. Essere che palpe, perché non mi serve nulla. Danno. Ti faccio uno zaio e poi picchio tutti. Perché no? Non ho nulla da fare, quindi uccido tutti i demoni. Utaba! La vuoi smettere? Te la buco sta bomba. 43 per Anne e 43 per Yusuke. È Yusuke, impara l'ondata di caldo. Danno fisico pesante a tutti i nemici. Questo mi piace. Tu vai via. Per favore, okay. Danno minimo. Ok, ho preso il balsamo vegetale. A questo punto non devo far altro che andare qui e spegnere gli infrarossi. Ecco i comandi per scegliere tra pausa pranzo straordinari non retribuiti. Che schifo. Ok, un momento, pausa? Davvero? No, una pausa almeno. Trovando il giusto pannello di controllo potremmo superare quelle presse fastidiose. Mettiamocela tutta, Joker. Modifica turni della pressa. Allora, facciamo una pausa, perché magari è giusto che la pausa, è giusto che gli operai si prendano una pausa. È l'ora della pausa. Riposiamo per ricaricare lo spirito affaticato. La pausa durerà circa 5 secondi? Che devo fare in 5 secondi? Lavoriamo ancora più... Cazzate, cosa possiamo fare in 5 dannati secondi? Magari un bel respiro? 5 secondi non ci aiutano affatto, direi di ignorare quell'opzione. Ma che cavolo? Neanche una pausa possono fare. Pranzo? Il pranzo almeno deve durare un po' di più.
È l'ora della pausa pranzo. Consumiamo la nostra sbobba e ricarichiamoci con gioia. La pausa pranzo durerà circa 30 secondi. Ma siete sto... Wow! Di qua! Almeno siamo riusciti ad arrivare. Show me your true form. Il count, il cronometro sta continuando ad avanzare. Ed è finito. Ok, intanto per questi due cessi ambulanti c'è soltanto da soffrire male. Grande anno. Sono ricco, quanti soldi c'ho? La pausa è terminata. Come possono mangiare questi in 30 secondi? Lavoriamo ancora più duramente per recuperare il tempo perso. 30 secondi. Non è proprio niente di chiaro. Ok. 1.120.000. No, dove sto andando? È un altro di quei pannelli di controllo, giusto? Lo impostiamo di nuovo sul pranzo? Sì, a dire il vero, ho svolto qualche ricerca, le altre due opzioni sono inutili. Sappiamo cosa succede con pausa, mentre straordinari non retribuiti non cambia nulla. Aspetta, cosa vuol dire che non cambia nulla? Probabilmente perché qui gli operai lavorano sempre in quelle condizioni. Che incubo. Quella giustamente si vergogna per suo padre. Comunque per noi quelle opzioni sono inutili, forse è meglio scegliere sempre pranzo. Un momento, sembra che da qui si possano anche disattivare i laser. Ah, quindi è questa la stanza con il pannello principale. Ci conviene disattivare gli infrarossi prima di impostarlo sul pranzo. E disattiviamo disabilita sicurezza. Per ridurre i costi disattiviamo la sicurezza in alcuni settori. Chiede pregati di continuare a monitorare le vostre aree di lavoro. Ciaone. You are unforgivable. Bene, ora possiamo superare quella presa idraulica, vero? Mentre Yusuke tipo tutta una serie di impropri. Vediamo se riesco ad andare direttamente lì. Time is money. Ok. Uno e due. Dopodiché devo andare di qua. Di qua. Non c'è nulla qua. No, posso tranquillamente andare direttamente di qua. Wow. I'll reveal your true form. Sono ancora secondo di posizione, sono un mostro. Oh, cacchina. Picchialo male. Picchialo male, ma non gli ha fatto nulla. Someone finish it. Ok, mi piace. But shatter it in one strike. Tuck the millimeter. Two shadows knocked down. Go for broke, Noir. Fire won't work. Stay alert. Curse attacks won't work. Vento. Staffetta. Nah. Picchiamoli male. Non lo facciamo mai più. Mai più. Perché ci ha tolto metà punti vita. Uno stronzetto qualunque. Potevamo uccidere in maniera semplice. Ok, ho preso il Mazionga. Finalmente, stronzo. Eri l'ultimo col danno leggero. Ok, Ryushi ha preso il Mazionga. Ok. Estremamente fisico, Ryushi. La pausa è terminata. Ok, we're done. Hurry up and move on. Credere, ciccia, però. Show me your true form. Ti picchio male. Ti picchio male pure te, perché no? Lusso. Ok, Maragion totale.
Posso tranquillamente rifarli. Grande Anni. Boom. Bomba. Ok. Un'altra armatura sport. That was a little too easy. Ok, queste dovrebbero essere. Dove porta questa qua? Se ci sta un forziere devo assolutamente andare. Sì, ci sta un forziere. Maledition. Posso farcela, vero? Seleziona pranzo. Ho capito. Andiamo. Andiamo, t'ho detto. Ok. Qua. Bravi. Ancora 18 secondi. No! Boom! Ce l'ho fatta. Show me your true form. Spero soltanto che tutto ciò abbia un senso. Qua non gli ho fatto praticamente nulla. Aguilao. Amazing Panther. Carissime cose, tizio successo. Ho preso 191 punti esperienza. Cosa? Okay. No. Assolutamente no. Oh porca la miseria, la pausa è terminata. Lavoriamo ancora più duramente. Io ti odio. Com'è che ti chiami? Tu. Ti è voluto poco. Spero che ne valga la pena. Una polvere d'anima. Una polvere d'anima. Sì, in effetti sì, vale la pena. Ok, rimettiamola su pranzo e facciamoci di nuovo la strada inversa. Sì, ho capito. Non possiamo andare. Sì. Ok. Forse riesco addirittura a prendere la porta prima che scada il tempo. Prego, non voglio mai più rivedere questo. Niente di niente? No. Oh signore, di nuovo? Di nuovo. Sì. C'è anche una save room! Save room! Sento un po' indietro, capito? Haru, che dici? Qualcosa da dire sul tuo padre che è uno stronzo? Spremere i suoi dipendenti finché non funzionano più? Nessun capo dovrebbe comportarsi così. In effetti. Morgana? Sfiancare i dipendenti finché non crollano? Questa spera di guadagnarci Okumura. Non lo so. Ma Koto, sei sempre stata silenziosa. Non possono nemmeno fare una vera pausa. Come riescono a sopravvivere a questi ritmi? Ok. Well. Informazioni su come stiamo andando. Questo scenario estremo fa capire quanto sia deviato il signore del palazzo. Adesso siamo a circa metà strada, vero? Dobbiamo sbrigarci a risvegliare il cuore di mio padre. Non è il momento di essere precipitosi, procediamo un passo alla volta. What are your thoughts? Capito. Se quindi non è cambiato nulla. Let's go. Ok, a questo punto è tempo di cambi. Yusuke non serve a nulla. Quindi dentro Ryuji. Direi fuori anche Haru. Ha dato il suo per Morgana. Ristabiliamo il team originale.
E andiamo a vedere di cosa si tratta questo posto adesso. Che schifo, un'antenna radar. Qui c'è un altro robina da guardare. Torna di dietro. Questo non si può ancora usare, quindi di qua. Aumenta la velocità del braccio, ovviamente. E boom. Ok, posso utilizzare il braccio. Questa struttura è molto strana, ma non vi preoccupate, per me non sarà difficile. Per favore! Ok. Devo proprio sapere cosa fai qui dentro. Forse non ti conviene saperlo, stava. Forse stanno facendo un robot. Quindi è così fredda con me. Grazie, sparicavolate. Show me your true form. Oh, porcaccia la miseriaccia, di nuovo tu. Ok. Oh, vento. Proviamo il vento. Megarula. Cosa, ma senti sparo? È debole allo sparo! Ma per favore! Aguilao! Parla con te! Grazie mille! Ho preso la persona rara papessa! Koh-i-Noor! Aspetta, sostituirla con Kikurihime. Sostituiamola con la torre e poi magari la riprendiamo quando dovrò fare Shiga. All right. Focus. Ok, di qui non c'è nulla. Posso picchiarti? Show me your true form. Picchiarti. Soltanto lo sciaio. Anche però, ho capito, sta finendo anche. Ah, zitto. Danno fisico minimo, magari cosa fai? Persona! That's not right. Voglio picchiarvi tutti. Marzio. Vai, Ryuji. Conto su di te. Ok. Puoi dire conto a Ryuji. Che c'è? Oh, ma perché? Bellissimo. Che sei debole allo sparo tu? Boom. Dammi soldini, ciccio. Dammi soldini, dammi tanti soldini. Tanto è facile. Uno. E due. Non muori ancora, eh? Jenny. Ho dovuto farti tre assalti, stronzo. 41.597. Livello 40 per Haru. I can feel it. That was easy. Ok, un switch perforato. Hey, Joker! C'è un ascensore laggiù, pensi che si possa andare di là? Anche dalla mappa sembrerebbe così, tuttavia con il sensore infrarossi acceso non possiamo procedere. Che cosa? Pare che non possiamo proseguire senza prima fermare quella pressa. Un secondo.
Non vi sembra che quei robot laggiù si comportino in modo strano? Per l'azienda, per il nostro presidente Okumura, lo faccio con gioia, lo faccio con gioia. Non è vero che lo fate con gioia. Continuano a rispettarlo pur vedendo i colleghi collassare per l'eccesso di lavoro e controllo mentale. Sono stati portati a uno stato di sovradattamento. Sovra cosa? Yes. Quando una persona viene costantemente oppressa si abitua a quella condizione. Qui viene sfruttato questo stratagemma psicologico, l'ho vissuto sulla mia pelle per anni. Già, oh. Quindi questi robot esistono perché mio padre è conscio di sfruttare i propri dipendenti. Sì, dobbiamo stare attenti però, dubito che riusciremo a comunicare con loro. Probabilmente appena ci avvicineremo verremmo attaccati. Come, scusa? Quando appena ci avvicineremo verremo attaccati, suggerisco di prepararci al dovere. Già. Ok, quindi selezioniamo il pranzo per la pressa blu. Dovrò fare una bella corsetta. Una bellissima corsetta. Corri, 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 corri. Wow, fatto. No. Allora è questo il nostro obiettivo. Già. Ma senza fermare la pressa dubito che riusciremo a raggiungerlo. Adesso un PCP perforato. Ok, sì, tu che devi fermarti. Ah, devi ricominciare. Ok, questo picchio non è un problema, vero? Che sei te, debole dal vento? Ok, Morgana? Vabbè, Morgana! Boom! Che meraviglia, quanti danni! Ok! Ok! Viene sonno se non ho niente da fare. Finisci la. Ok. Qui si può. Aumentiamo la velocità del braccio così prendiamo la passerella. Tup 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 tup. E tupete. C'è ancora qui. Un picchio normale. Dove andare? Di là o di qua? Andiamo di qua. I'll reveal your true form. Picchiando sto tizio. Che sei? Oh, porcaccia la miseria. Ma questo è un problema perché tutte le volte. Guarda che Ryuji è inutilizzabile qua. Ah, che cosa ti faccio? Un colpo miracoloso? No, perché me lo rifletti. Vulnerabilità vento? No, posso soltanto farti un garula che è scemo. E qua posso farti un agileo pirla. E tu, Cistino, che puoi fare uno zionga? Aumenta l'attacco di un alleato per 3 turni. Ren, vai tu. Sperando che non muoia. Via cieca, non fare Ren. No, porcala. No. Dio, ma perché sono così pirla? Sì, ho capito, ho capito. So, what a true. Che piccolo, sono davvero insensato. Riprendere la partita? Va bene. Dopo questo game over bellissimo, appuntamento al prossimo video. Ciao.